domenica scorsa a Quarto d'Altino si sono svolte le finali di Under 12 femminile e Under 12 misto. Partiamo proprio da quest'ultima. In campo tutti assieme ragazzi e ragazze, perché a quest'età le differenze sono ancora minime, e la vittoria è andata all'Union Volley di Jesolo. Quest'anno avevamo tre ragazzini e allora abbiamo deciso di non mandarli in un'altra società e giocare in casa nostra con il misto. Il progetto è nato così per la prima volta quest'anno e, come potete vedere, hanno dato un buon risultato, quindi complimenti ai ragazzini. Voce alla capitana della squadra, una femmina appunto. Ilaria ci parla del suo allenatore e dell'avversaria più temuta per la fase regionale. È bravo e la squadra è brava, anche lei. Il San Donà sicuramente è una squadra molto forte e speriamo di batterla. Secondo posto per il Marcon, che ha accorpato due gruppi per dare vita a questa squadra. Questo misto è frutto di due squadre, la prima squadra gestita da Nadia e una seconda squadra gestita da me. Sono bambini che hanno età simili tra loro, che hanno cominciato alcuni quest'anno, altri al secondo anno che giocano, e li abbiamo un po' messi insieme per vedere, insomma, di formare un gruppo anche in prospettiva futura. Spazio ai giovani in casa del Marcon. La società, che vanta un centinaio di tesserati, partecipa a quasi tutti i campionati giovanili di categoria, partendo dal micro volley. Abbiamo anche il micro, diciamo che stiamo lavorando bene in prospettiva, cerchiamo di lavorare a gruppi aperti proprio per dare la possibilità di fare tante partite e giocare molto a questi ragazzini che se lo meritano, perché sono arrivati fino a qui. Siamo partiti un po' così, proviamo, vediamo come va, invece siamo arrivati fino al secondo posto e siamo più che contenti, ce l'hanno messa tutta, sono stati bravissimi. Ed ora passiamo all'Under 12 femminile, dove San Donà vince ancora, confermandosi una vera e propria corazzata in ambito giovanile, a cui è sfuggito solo il titolo Under 13. È stata una stagione decisamente positiva e ci siamo classificate secondo al trofeo Under 12 e battute dai maschietti, ma si sa, la loro forza fisica è nettamente superiore alla nostra e abbiamo fatto una buona gara anche lì e oggi ci siamo riconfermate. Seconde ma contente della stagione trascorsa le ragazze del San Giorgio. Arrivare in finale per un paese così piccolo è sempre una grande soddisfazione. Essere arrivati in finale innanzitutto è stata una grandissima soddisfazione, essendo comunque una squadra di un piccolo paese vicino a Mestre. Un gruppo molto particolare quello del San Giorgio. A ragazze che provenivano dal mini volley si sono uniti quest'anno nuovi elementi e sono proprio loro ad aver portato il giusto entusiasmo. E alcune hanno iniziato anni fa, alcune sono delle new entry e quindi soprattutto queste new entry meriterebbero un grandissimo applauso, perché in pochissimo tempo sono riuscite ad ottenere dei livelli veramente strepitosi. Quarto d'Altino ha ospitato anche le finali maschili Under 12. Sentiamo com'è andata per voce del presidente provinciale Formentin, che ci parla anche dei prossimi impegni in calendario. Tre finali maschili ieri pomeriggio con la vittoria del Volley Team San Donà. Oggi pomeriggio la bella vittoria dell'Union Volley di Jesolo nel misto e la bella partita, veramente una bella partita nella finale femminile Under 12 vinta dalla GS San Donà contro il San Giorgio di Chirignago. Ma oltre a questo, oltre alle tre belle finali, direi un bel momento di festa per la pallavolo giovanile. Stiamo spingendo molto in questi campionati, c'è divertimento, c'è voglia di giocare. Stiamo organizzando qualcosina in più insieme con il Comitato di Treviso, faremo anche una fase interprovinciale, una pseudo fase regionale, chiamiamola così, dell'Under 12, probabilmente il giorno 13 di giugno in terra veneziana. Un momento ulteriore di festa per la pallavolo giovanile.